Sono felice di condividere questo straordinario video con voi. Ma il merito principale va tutto al talentuoso proprietario di questo contenuto. Il loro impegno, creatività e abilità nel realizzare questo video sono davvero fuori dal comune. Il proprietario di questo video ha dedicato tempo ed energia a creare un'esperienza visiva coinvolgente e affascinante, che ci ha ispirato e intrattenuto. Dall'inizio alla fine, il loro lavoro dimostra una passione per la produzione di contenuti di alta qualità. Vi invito quindi a sostenere il creatore di questo video. Assicuratevi di iscrivervi al loro canale, lasciare un like e condividere il video con i vostri amici e seguaci. Questo è il modo migliore per mostrare il vostro apprezzamento per il loro lavoro e per incoraggiarli a continuare a creare contenuti straordinari. Che fa tutto il delicato. Perché la gente non sa che sei in culo ai galli. Però c'è un furgone dietro. Ah, fra, stai il secondo. Guarda, però c'è qualcuno là, guarda. Beh, allora, 7 secondi nel video e già ho da dire. Imbucato alla Parigi Fashion Week, letteralmente sono all'inseguimento di un furgone e sono dentro a una grotta. No, neanche questo mi fa pensare al Parigi Fashion Week. Ci sono i cani. Più Parigi, più Parigi. Comunque l'ho visti, i due bambini stupidi che hanno giftato le sub per una piotta su FIFA questa sera. Siete tristi come la merda. Black, che poi mi metti sempre in difficoltà, e quell'altro imbecille di Nemesis Official. Guardali, bravi, va. FIFA. You can have it. Ma vai a fare il culo, coglioni. Sta iniziando a diventare noioso. Attenzione! Questo professorista allenato non ricreare alcuna azione contenuta in questo video. Alla corsa, che cosa ci offri oggi? Strano angolo. Fammi vedere. Stranamente è ubriaco. A chi l'avrebbe mai detto? 45 minuti a un treno. Si parte. Ok? Che mette nel treno? Delle bacchette da sushi? Cosa? Ok, rituale prima di partire. Ci sta. Ok. Parte da sesto. Se fuma una zizza. Ok. Sei bellissimissima. Oh, ma è lui. Ma è quello là de bellissimissima. Come si sta? Come si sta? Sei così bella. Anzi bellissimi. Sto riflesso che se uno si scaccola mi devo scaccolare pure io, zio porco. Siamo a Genova. Siamo al jet. Ce l'avete sulle spalle la jet. Allora, focaccia genovese c'è. Che schifo. Allora, e com'è fatta sta focaccia? Che casca. Invece no, ci stanno le olive che sotto a jazz, che buone. La legge non è importante. C'è la focaccia. Ride. Oddio, e poi però che fa? Si parte. Te fa un peda, ovviamente. Wow, che bello. Mi manca da schiantare un range. No, ti prego. Però ma ci senti veramente che sei fidata a darci una macchina? A darmi una macchina? Non so neanche come l'abbiamo convinto. Sono nella piazzola. Nella piazzola di comfort. Comunque è inutile cercare nel mondo ciò che non riesci a trovare dentro di te. No, fermi, questa ve la rimetto con la musichetta. Comunque è inutile cercare nel mondo ciò che non riesci a trovare dentro di te. E tramite sta frase gli hai ispirato, sei bella, bellissimissima Alfa, porco Dio. Quindi, dove stiamo andando? Perché stiamo scappando da noi stessi? Non la doveva dire. Dovremmo stare qui dove siamo e goderci la vita. Ma che si fanno? Si fanno Genova-Parigi con la macchina? Prima di entrare in autostrada. Are you fucking kidding me? Manco Alfa si sente Alfa. Ma il casino dov'è? Raga, dove cazzo è? Ma dove cazzo è il casino? Non lo so, ma che cazzo non lo trovo! Non lo so! Dov'è? Sono strane comunque. Destinazione raggiunta. Però io sto facendo un vlog e non ho neanche spiegato dove sto andando. Quel tuo cognome mi ha spiegato. Breve sosta perché Alfa è un ludopatico. No, zio. Alfa ha raggiunto il massimale. Alfa è ludopatico e quindi siamo fermati. Ma non è vero. Sì. Quello col cappello dietro! Hey, wake up! Nicolò Fagioli! Nascosto dal cappello! Chi osa poccarmi? Sound resumed. È successa una cosa veramente ambigua. Cosa è successo?
No, carissimo. E vabbè, stava a fare una partita della draft di FIFA. Zazzone stava pure lui a cazzeggiare, non lo so che stava a fare. Tutto in un tratto dice: sento un rumore alla porta, stanno provando a sfondare la porta. E esce da TeamSpeak. No, no, non sto scherzando. Giuro che non sto scherzando. Ritornerà fra 25 minuti. Non credo che ritornerà, però. Invece sì, gioco 10 sub che non torna. Va bene. Entro? Mezzanotte e mezza? Sì. Va bene. Ok. Va bene. Ciao. Ciao. Sound muted. Buone, queste sono le 10 sub più rubate degli ultimi 15 anni. Bravo. Perché siamo qua al casino? E quindi mi devo un sacco siamo di soldi. Siamo in valle d'Aosta, dalle montagne. Che casino. Wow, e tu chi sei? Sono colui che darà contesto a questo video senza contesto. No, okay. In realtà eravamo lì perché Tuzzo doveva rifarsi dei soldi. Vabbè, ve lo faccio spiegare da lui. Allora, io prima ho preso un taxi che non volevo prendere. Perché ieri sera mi hanno detto, veniamo noi a prendere, no? Sì. Allora, se è vero che mi avete detto ti veniamo noi a prendere, certo. Ora gioco 15 euro sul nero ed esce nero perché Dio sa che era così e non dovevo pagare quel taxi. E non puoi ragionare così. Non ha senso il tuo ragionamento. È anche un po' sbagliato, devo essere onesto. Non puoi farlo. Quindi ora praticamente uscirà nero sicuramente 100%, ragazzi. Guarda, no. Rosso, vedi, perfetto. Andiamo questo via. C'è il calma, bitch. Andiamo a chiedere rimborso. Eh? Andiamo a chiedere rimborso. Esatto, ci ha mangiato i soldi. Ma che fa? Ma si risiede. Io chiedo di nero. Quindi adesso devi buttare 30. No, fa grande tecnica del raddoppio. Perdo 15, allora metto 30. Perdo 30, metto 60. 30, così vinci già i soldi del taxi. Esatto. Non ci credo che lo sto facendo. Sei caduto nella trappola. Però il calcolo, però se perdo questa devi buttarne 45 dopo. Ok, va bene. Guarda. Porco in ogni caso Dio. Va bene. Adesso proteggio la. Bam. Rosso, vai. Vuoi giocare 45? Sul rosso. Vai, cioè, fallo. Così hai ripreso quelli che hai perso e più i vincitori del taxi. Per bro, il calcolo di probabilità bro, non può dai, uscire dai. Ancora. No, no, non può. Non può, la spara. Sai 23 rosso. E il maestro ci metteva tipo 6 piotte ci metteva sopra. Chi è? Se prende i soldi del taxi e se riparte. Credo abbiamo un problema con le soste. Si smagna una piadina. Tanto ballano in mezzo a un parcheggio. Questi sono, ecco, i primi che metterei sotto quando se avessi la patente. Ottima per cagare, bro. E tutto questo dopo 5 minuti non si sa ancora dove stanno andando. Vai in Francia con il range, poi improvvisamente manca l'olio refrigerante, tu non sai che cazzo sia, sei in Francia, loro non capiscono una sega. E tu rimani fottuto, bloccato, perché l'auto senza quello si fonde, zio. Liquido trovato, ma la sfida è... Do cazzo se va? Lo so! Liquido trovato, ma la sfida è... Do cazzo! Ah sì, se mette qua. Sì, trastar molecolare. Sì, se mette lì. Tutti che dicono no, perché siete caduti nella trappola del dominatore delle macchine. Nelle macchine più vecchie, macchine tipo del 2010, il tappo dell'olio refrigerante era blu e veniva spesso messo sulla sinistra quando aprivi il coso della macchina. Infatti, una Fiat Punto, ad esempio, ce l'ha se apri a sinistra in alto. Come se va? Liquido refrigerante, messo. Chi cazzo ha deciso di andare in auto? Al bar, subito. Oh, bello. Scusate, ragazzi, scusate, mi dispiace essere così superiore a tutti. Parigi dopo sole 13 ore. Parigi! Vabbè. Asciu, Aldo, Giambo, Charti, bentornati, benvenuti. Comunque questa è l'auto più da parigino che potevano trovare, eh. Incredibile. Mazza, è un bel range, eh. Oh, che parto. Fammi vedere sto posto di Parigi. Guarda. Com'è? Fammi vedere cosa. Ma che è azteco? Ma come facciamo a dormire qua con una porta? Zio. Non si apre. Tangiadan, hello there. Hello there. Put a script that makes me
makes for me possible to disable all the stuff I don't want instantly while I'm streaming, because it's problematic. At the moment I have the source on OBS, but I can't put the source on because they start to spam stuff. Or just put something that makes me makes possible for me to put a price for every alert. Like every alert it's 50 bits and I wanna put them all on 200 bits. Because it's pretty complicated. Checkbox in the top left of the interaction page. You can edit all the price at once. My man! I will. I tried yesterday the application and was great, but we have to set up it a bit more. Then I'll put this. But just one question, if possible. The revenue, the split revenue, I didn't find where it's written what's the split revenue is with between you, Twitch and me. Just asking. It's always 80 you, 20 us. Always I take 100% on bits, but if I use this I take 18. Va bien. Thank you. I will start using it like the next week or so. Ormai ragiono in spagnolo, scusate ragazzi. Thanks for passing by in the chat, by the way. C'è sta il capoccia de taggia, di quel coso dei beat, dei beat di ieri. You will notice when I will start to use the app again. Ho 7. C'è una donna. Non te la inculare. Tangiola. Questo ce lo mettiamo lì sopra. Sì. Che è sto albergo? Ma che albergo se stanno si sono presi? Questo lo mettiamo così. Ho capito. You were moved. Hey, wake up. Sound resumed. Prima cosa, tutti muori. Ragazzi, qui Sucking Cock. E oggi sono qui per Sucking Some Huge Cock. Prima cosa muori, perché quel messaggio te veramente in bocca ti deve entrare. Due? Sì, dimmi. Per a che ora vuoi fare quel coso? Mezzanotte e mezza. Ah, ok, allora vado a pisciare e ti aspetto. Dovrei aver trovato... avevo trovato due persone, perché in due, in cinque totali, facevamo il coso, facevamo il 2v2. Si poteva fare, perché c'era uno che era il Jolly che faceva tutte e due le squadre. Che erano il K e Zazzone. Zazzone, da quello che mi dice il K, stavano su TeamSpeak a parlare. Zazzone ha semplicemente detto: mi stanno provando a entrare in casa, stanno sfondando la porta. Ha staccato TeamSpeak e adesso non si sa che fine ha fatto. Ma come? Se si è inventato una scusa del genere, impazzisco. Non ho neanche messaggi però su... Mi auguro che sia una scusa. Vabbè, Bergo, grazie per 17. Ci becchiamo, Marzo. Vabbè, lo vado a pisciare, rimango qua. Dai, sound muted. Questa notte te lo succhio, bro. Sto succhiando tanti cazzi, sai, tu non sai che succhio, tu lo sai che succhio. Spaziale, fra. Ma di che parte? Un popular opinion, la Torre Eiffel è brutta, brutta come la fame, orribile, disgustosa, puzza di ruggine, è orribile, è un pezzo di ferro gigante, è letteralmente l'emblema del 1800 della rivoluzione ferrosa. E è brutto perché ci ricorda il momento in cui abbiamo iniziato a inquinare di più il pianeta. Industriale. Quindi anche sotto la Torre Eiffel ci sta. Ah, guarda che c'è sta il topo di Ratatouille. La puzza ci sta, bro. Ma che cazzo è un churros? Madonna, frate, non conosce l'olio refrigerante, non conosce il churros. Ma dove cazzo vivi? Ragazzi, non comprate le pedine salate in questo posto. È un po' uno scam. Non lo fate, raga.
Churros approved. Prenditi, zio. Prenditi, fra. Dovete prendere i churros. Okay. Qua i churros vanno bene. Assaporati i churros, io e Tuzio decidiamo di andare, non mi ricordo se è un Carrefour o a un Mac 24 ore. A un certo punto del tragitto un gruppo di uomini si butta in mezzo alla strada con il tentativo di fermarci. Io volevo andarli addosso, però a quel punto mi sarei rovinato la percorrenza a Parigi. No, è che è proprio la vita, cioè non lo puoi fare, la vita. Quindi li ho schivati finendo in questa specie di galleria sottopassaggio barra parcheggio senza uscita. E non scherzo, abbiamo girato per circa mezz'ora a vuoto su noi stessi. Sembrava una fottuta backroom. Ma è andato giù. Ma dove cazzo siamo fermi? Ma ci possiamo passare qua dentro? Però ci siamo persi. Ma ci sono solo uno che sta tornando indietro. Il navigatore non... Ah, sta chiamando Andre. Quindi, situazione complicata. Bro, sto impanicando, si è impallato il navigatore. Questa è la cosa più semplice, questa è proprio solo tre. Allora, possiamo uscire. È partito il treno, speriamo. Zio, non c'è l'uscita. State. No, non c'è l'uscita. Bro, mi sto venendo l'ansia. Le backroom. Cosa le backroom? Bro, siamo un... Che sono le backroom? Anzi, ma questi, ma dove cazzo vivene? Frate, ma uno che non conosce Churros, l'altro non ha mai sentito le backroom. No, siamo già passati di qua. No, bro. Bro, c'è un furgone bianco dietro. Izanagi. Bro, c'è un furgone bianco dietro. Bro, non riusciamo a uscire. E c'è il coso che continua a stare così. Sua nonna, sussa. No, basta uscire. Bro, è partito il treno. Bro, tu guarda le sub che ho fatto dopo il gol de FIFA. Vi vergognatevi, porco Dio. Bro, ci sta seguendo. Bro, ci sta seguendo. No, sì, no, sì, 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 sì. No, no, no. Sto panicando male proprio, bro. Sentimi quale, bro. Porco due. Una volta riuscito a uscire, avevamo il sospetto che questo furgone ci stesse inseguendo. Quindi, dato che erano le 3 di notte, in una città che non conoscevamo, con targa italiana, per levarci ogni dubbio, ho fatto un'inversione bruttissima e siamo rientrati in quel posto. Esatto, nel posto da cui ci abbiamo messo mezz'ora per riuscire. E il furgone bianco ha fatto la nostra stessa mossa, confermando la nostra tesi. Ma ragazzi, c'è questo furgone, sta veramente. No, fra, ci stai secondo da mezz'ora. Prima era a destra o sinistra? Qua a sinistra si esce. No, a destra. Dritto. E puntano a farti entrare nel vicolo cieco lì. Zio, allora, il navigatore ormai lo mandiamo a fanculo. E adesso, visto che è sicuro che... Un po' di commenti con i bot. Ah, che belli i commenti dei bot. Sì, sì, che mi aumentano le statistiche. Sì, vabbè, ma due in croce, non c'hai i sordi, porco Dio. Ma che hai pagato? 5 euro per tre commenti? Ma che è? In una chat, nella chat più grossa di Twitch? Ma sei stupido, sì, non c'hai i sordi, sei povero. Mi fai schifo. Non voglio avere a che fare con te. Oh, zio posto. Mena. Sgancia sti sordi, sgancia una piotta, allora. Carmena, aumentano. Aumentano le statistiche e analytics e poi vendo a qualcuno e vendo. Zio, guarda strada. Allora, fratello, sta a seguire qualcuno, non lo sai? Non le pere che ha preso a Roma con Genoa. Nemmeno le bambine che c'ho nello scantinato a Roma. 4 volte una svolta a destra. Tepi, 4 volte una svolta a destra. Se dopo 4 volte di svolta a destra c'hai ancora la persona che pensi che ti stesse seguendo dietro, ti sta seguendo. Perché fai letteralmente un quadrato. E quindi ritorni nella stessa posizione. Mano che si tocca la testa, il segno del porco di Dio. Non so se la conoscete sto segno. Zio, siamo usciti come prima. Siamo esatto... TikTok? No, questo non è TikTok. Questo mi aveva detto mio padre al tempo. Guarda che rosso, rallento un attimo. Madonna, dai che mo è tutto TikTok, se sei un po' di knowledge. Ora ha messo la freccia destra. No, l'ha tolta però. È tolta? Ci stai inseguendo. Ma poi bottano, porco Dio, bottare i commenti. Ma ci sta il treno. No, non inquadrarlo però, bro. No, ok. Zio, fai una cosa adesso. Sullo schiena Notre Dame qua, eh? Andiamo a Notre Dame. Sì, tu già a sinistra, bro. O destra. A destra, sì. Cioè, basta ste biette qua così, zio, che ansia. Madonna, bro. Ma sono vie normali, niente di strano, eh. Vedi là. Bro, può andare a sinistra. Lo semino. Oddio. Ah, l'hanno seminato però. Primo giorno siamo sopravvissuti alla un porta. Sus comunque. Però questa cosa, cioè non avrei dormito bene onestamente. A sapere che mi aveva visto un coso.
Non va bene. Non va bene. Esplorazione mattutina. Ah, non c'è vista purtroppo. Oh, mangusta, grazie per le 5 chitate. Oh, traffico parigino. Oh, il traffico parigino. Non so se potrò mai andare qua. Vabbè. Che spreco. Dove vanno? Allora. Niente, hanno trovato delle rotaie. È finita. Adesso il fatto è che questa attrazione turistica è un po' uno scam. Dalle foto non è così. Quindi noi andiamo a vedere cosa c'è là dentro. Giustamente. Guarda, che sono un amante di religiosa. Avete sentito il rumore dei cani? Non fa così un amante di religiosa. No. Sono i pipistrelli, bro. Ah, dici? Oh, guarda. Ci passiamo di qua, eh. Raga, ma Alfa, che fine ha fatto? Se ci passa la testa, ci passa anche il cazzo. È scomparso. Non venite? Sì. Io non vengo. Ah, eccolo, Alfa, io non vengo. E te credo, deve scrivere l'ennesima canzone comunque romantica di merda. Sono rumori di cane. Bro, ma tu pensi se c'è un cane là che ci rincorre? Come cazzo usciamo? Ci sono le pietre per terra. Le pietre? Ah, hai ragione, lanciamo i sassi. No, ah, è chiuso, che pacco. Guarda, però c'è qualcuno là, guarda. C'è qualcuno. Cosa facciamo? Porco Dio, frate, c'ha tipo un cellulare in mano. C'ha una luce in mano, Cristo santo. Ma che è, tipo, questo è come affronti, inizi ad affrontare i boss di Elden Ring. A proposito di Souls-like, venerdì è The Lord of the Fallen. Buono, andiamo avanti. Don't cazzo miss it. Dai, magari ci fa fare, fa fuori. Bonjour. Do you speak English? Cannabis? Yeah. There's people who lives here? Yeah. Do you live here? No. Ah, ok. No. You are. Do you live here? Vivi qui? No. E allora perché ci stai? Visiting, like us. Yeah. Ah, sto visitando, gli ha detto. Ok, yeah. Thank you. Bye. Che ci quella parola. Zio, sì, sicuro. Cioè, palese. Sto tipo chiudendo la porta sul retro. Qua c'è acqua. Ma si vede un cazzo. No, non voglio per niente. Aua, Martin, scosti annunci sul treno, mi sembra niente. Lontanissimo adesso. Basta, secondo me non la voglio mettere la piotta botta, su FIFA, no? Tanto non trovo un cazzo. Minchia, zio, sta ripresa è oro. Che fai? Non... Ma... Comunque ha una fissa, uno strano fetish con le fogne. No, che scam! Il gasdotto, il gasdotto! Ah, oh, porco due! Fogne, gasdotti, e via dicendo. Ma c'è una persona lì? È una persona? C'è una persona, sì. No, non disturbiamo. Ma cazzo. Potrebbe essere morta. Non c'è proprio un cazzo. Deve essere un cadavere di un assassino. Tornare indietro. Corriamo? Corriamo. Non disturbiamo la persona morta. Corriamo. In un posto dove faremo un casino incredibile. Secondo te in quanto tempo la facciamo? Da qua a là in fondo. Cioè poteva aprire. Alza il lenzuolo. Potevi diventare il Logan Paul italiano. Un po' diverso. Sì? Sai che su me è meno? Ci sono i cani. Mi fermo un attimo. Questi qua non gliela fanno a cuore, se fanno sette cannoni al giorno e stanno permo ubriachi. Finita la nostra esplorazione, ci siamo accorti che negli alberghi i macaron sono gratis. Mezzo parcheggiato. E ora? Un furto assicurato. Facciamolo. Fra, credine due. Cheers. Che schifo i macaron. I macaron fanno vomitare. Se ti piacciono i macaron, significa che succhieresti il cazzo di Gino Massari. Sono troppo emozionato il mio primo. Sono letteralmente zucchero. Sanno di zucchero. Sono inutili, sono brutti e sono famosi solo perché li fanno in Francia. Ci stiamo dirigendo verso la prima sfilata, Off-White. Allora, diciamo che io non sono andato a Parigi. Ah, in tutto questo, dal nulla ti dice stiamo andando alla prima sfilata, Off-White. Comunque ho letto in chat un funny, che ha detto che ci sta in quel coso dove hanno corso, ci sta un ingresso alle Comodinopoli di Francia, perché non mi va che poi mi fate tutto io lo spam in chat, quindi dirò Comodinopoli. Sì, alle catacombe, dove hanno girato un film che si chiama Comodinopoli.
per la Parigi Fashion Week. È stato un plus, una fun serie fact. Di coincidenze. Non so più che... parlare, non scusate. So che totalmente a caso, ignaro del fatto che tu ci fosse intesa vincente adesso Parigi Fashion Week. Quindi, dato che eravamo già là, tra una visita a un monumento e l'altro, che fai? Non ce la butti dentro una sfilata? Che faccia di merda, porco dio, gli voglio entrare con un dropkick in faccia. Interpretazione? Che è questo che gifta 8 sub? Chi cazzo sei? Oh, dai, c'è ancora? C'è una videochiamata così vedi spazi. Vai, vai videochiamata. Ok. Vai davanti, davanti. Genio. Ok. Ok. Ehi, quando non c'hai, quando non c'hai la cosa dalla macchina. No. Aspetta. Quando non c'hai le telecamere dalla macchina, olè, oh, che spettacolo! Guarda che spettacolo, fra! Incredibile! Sono delle bestie! Come abbiamo fatto? Delle con bestie. La videochiamata! Con le telecamere! Guarda, non ci passo, non ci passo! Ok, cipotle buono ma non buonissimo. Allora, scusate, sì, io non è, io soffro anche di robe, di problemi del stomaco. Questi mangiano solamente kebab. Cioè, mangiano kebab, kebab, McDonald's, kebab, zucchero, kebab, McDonald's. Off my bro! Che cazzo cagano? Cacano, non lo so, cacano. Siamo tornati, frate. Il cadavere morto di Pino Insegno. Sinceramente spero di riuscirci a entrare per non far fare brutta figura all'Italia. Solo per quello. Ah, c'è un baretto, bro. Stessa roba, c'è un bar, c'è un bar. Quindi anche in Francia in un modo o nell'altro riusciranno a entrare. Ma questa roba che vanno dietro all'entrata e puntualmente trovano una cosa per entrare è allucinante. È allucinante. Oddio, invece. Un pezzo pezzo di figa. We work here. Yeah. Oddio, e lei gli fa te ne devi andare e quello gli fa we work here. Yeah, yeah. No, sì, yeah. We work here? Yeah. Well, come please here. Yeah, we are in pause, right? Ok, alla fine ci hanno cacciato malissimo da lì. Ma proprio in quel punto Fede ha intercettato una tipa italiana che stava cercando l'ingresso per i nomi in lista. Così l'abbiamo inseguita fingendoci con lei. Abbiamo superato la prima guardia e siamo arrivati al tavolo delle liste. Il resto è storia. No, devo levarti questa perché devo continuare il video. Cerco di grimba bruciare con i miei bro. Devo sentire almeno. Pensiamo al piano per sparare a Maria Sofia. Ok. Federico Raiola. Raiola Federico. Salvatore. Secondo me. No? Allora? Sono qua dentro perché. Aspetta, cosa? Mi stai dicendo che è stato veramente così semplice entrare nella sfilata più in hype della Parigi Fashion Week? Sfilata nella quale erano presenti personaggi del calibro di... Che cazzo c'è dentro? Kendall Jenner, Gigi Hadid, Bella Hadid, Naomi Campbell, Serena Williams, Cindy Crawford, Carly Cross, Verratti, Pogba, Bianca Balti, Farrell... Che strano. Carly Cross, Verratti, Pogba, Bianca... Che strano. Stranamente dopo Pogba la prima cosa che viene detto è Bianca. Che cazzo l'avrebbe mai detto? Mi sa che l'ha preso troppo sul serio sto video Pogba. Jones, ASAP Rocky, Rihanna. E tutto questo. Capo, grazie per le 8. Fatemi uno spammetto dei voti per il ragazzo. Un nome a caso sulla lista. Bro, sto facendo due cose contemporaneamente. Ecco perché dicevo, cioè, sono arrivati in Lazio e come hanno fatto a entrare? Hanno letteralmente letto di nuovo un'altra volta un nome random della lista. Frate, ma è una roba, cioè, ma non si può. Ma come è possibile? Non smette di lavorare. Non smette di lavorare un secondo. Prima o poi arriverà quello che effettivamente dice so io e allora ti cominciano a cercare durante la fiera, no? Livello 10, ma che siamo la strimodizzazione. Sgancio steso. Oh, guarda che c'è. Cosa? Hai visto che c'è? Ah, no, ma poi basta chiede un documento. Frate, ma non chiedono mezzo documento, zio porco. Facciamo un corso online su come fare, no? Capito? Te fa gang gang, te fa. Can I have also a cup of water? Che
che se magna? Ma che è, salmone? Dentro una coppa di caffè. Una bomba qua. Che se magnano? Ma che ci stanno dei gorilla? Ma quella che cazzo è? Ma che è la quarta del Milan? Mamma mia! Bravi! Bravi! Sa bro. Bro. Ma io dov'è l'after party? Come fai ad avere 21.000 spettatori? Mi chiede Oki Boy. È il primo messaggio di Oki Boy. Allora Oki Boy, me li botto e nessuno mi può sgamare, perché comunque sono abbastanza già famoso su Twitch. E quindi anche le sub, faccio tutta sta roba, tanto non mi sgama letteralmente nessuno, perché ovviamente se ho avuto dei numeri dei tali in passato, perché non li puoi riavere. Quindi c'è, cioè, frate, è letteralmente, vedi, stai a vedere sta cosa che fanno loro, che praticamente non, cioè, entrano così facilmente. Io mezzo che faccio la stessa cosa. Cioè guarda, cioè, se tu ci fai caso, ogni 3 minuti la chat senza un motivo si bugga. Ahimè, è una roba dei bot che uso io. Si bugga e spammano tutti i 5 ogni 3 minuti. Cioè fanno uno spam per 30 secondi di 5 e poi riprendono a parlare normalmente. Abbiamo l'invito. Vai. Ah, hanno l'after anche party. L'invito all'after party. Grazie a te questo. Ah, ci sta. Certo. Dove cazzo è che anda Jenner, bro? Dove cazzo è che anda Jenner? Lo so, andiamo a trovarla. La prendiamo. Non puoi rubarti una bandiera. Non la puoi proprio rubare una bandiera da così dal nulla. Arrotolala. Vai. Raga, ho preso la bandiera off-white con un braccio. Mica vogliono entrare a fare. Come la porta a casa la mia? Ma se le sono inculate e basta. Bro, sbandieriamo. Ciao. Ma nessuno gli dice niente che se sono culati dei bandieri. Ma sto comunque oggetti contundenti. No man, no, you can't have it, bro. You can't have it. Yeah. E poi intanto te mette inno dell'Italia. Cazzo, così. Oh, guarda, Fra, così io ce l'ho. Sono le bandiere della Svizzera. Cioè, tutto questo perché ovviamente sono usciti dall'after party. E quindi chi cazzo si incula? Cioè, saranno persone famose, ragionano e quindi non gli... No, l'abbiamo rubata. Sì, che possiamo shakerare tutto quello che vuoi. Shakeriamo, bravo. And right, and left, and right. Yeah, we made it. No, bro, we made it. Yeah. Andiamo da quello che ci ha cacciato prima, fra. Oh, sorry. Ok. My man. È lui, bro. Vai. Sono un bastardo. Che tumori, porco Dio. Ma dove è? Cosa? Siamo su un camion col bombe. Off-white, baby. Sta la bandiera. Cazzo, che sbatti. Che sbatti. Cioè, io sono qua che ho fatto 2 settimane a stare addosso alla PR, che alla fine non mi ha fatto andare, e tu sei lì con la cazzo di bandiera di Off-White. Io ti adoro. Manco la gente che lavora in Off-White c'era dentro, ci sei andato tu. Grazie. Cioè, chi lavora in Off-White non è entrato alla sfilata. I nostri amici del liceo, però sul pezzo. Guarda, te fa emoji degli occhiali, stanza rossa. No, mi sono perso. Allora che te...